buongiorno a tutti, benvenuti nella nostra rubrica Stela della Missione. Vogliamo scoprire il volto della missione nella Chiesa. Oggi il nostro ospite è Padre Benoît Magloire Temengue, sacerdote palotino, missionario in Italia da 7 anni già, parroco della parrocchia Immacolata di Lourdes. È adesso in collegamento con noi. Buongiorno Padre Benoît Magloire. Buongiorno Padre Silvano. Tutto a posto? Tutto a posto, a posto. Allora, come si svolge la missione nella comunità palotina secondo la proposta di San Vincenzo Pallotti, il vostro fondatore? Allora, San Vincenzo Pallotti, per iniziare, diciamo che è un santo italiano, anche se non è molto conosciuto in Italia. È un santo italiano che ha vissuto a Roma durante la prima metà dell'8 century, quindi è qualcuno che ha avuto un'intuizione che è stato molto importante per la Chiesa di Roma soprattutto, ma anche per tutta la Chiesa. Siamo praticamente all'inizio dell'Ottocento e ci sono tanti cambiamenti. C'è la rivoluzione industriale e la vita cambia. E questo suscita nella vita di Pallotti il desiderio di fare qualcosa per aiutare la sua gente. Allora, dobbiamo sapere che già da solo Pallotti cercava di fare tante cose, ma si rende subito conto che da solo non è possibile andare avanti. Deve trovare un modo per poter associare altre persone a questa sua opera, che non è veramente sua, ma l'opera di Dio. Ma purtroppo Pallotti si rende conto che c'è una grande divisione tra il clero secolare, il clero religioso e il laicato. Quindi Pallotti, nella sua intuizione, pensa di trovare un modo per mettere insieme tutti questi diversi gruppi nella Chiesa che non devono essere separati, ma che devono lavorare insieme. Allora, possiamo dire che Pallotti era veramente profeta, perché Pallotti vuole demolire le barriere che separano in due campi, il clero secolare e il clero regolare. Vuole demolire soprattutto le barriere ancora più alte che separano il clero dai laici. Quindi pensa di creare ciò che lui ha chiamato Unione dell'Apostolato Cattolico, che dovrebbe essere un movimento in cui troviamo il clero regolare, il clero secolare, ma anche i laici. Perché la messa, come diciamo, la messa è abbondante, ma gli operai sono pochi. Quindi lui pensa di trovare un modo per ravvivare, qual era il suo motto, ravvivare la fede e riaccendere la carità. Quindi questo movimento dell'Unione dell'Apostolato Cattolico deve lavorare per riaccendere la fede, ma anche sviluppare la carità, mettendo insieme tutti questi diversi componenti della Chiesa Cattolica. Così è nato l'Unione dell'Apostolato Cattolico,
che è il movimento di Palotti che oggi si trova in più di praticamente in tutti i continenti. Quindi in questi gruppi ci sono anche congregazioni religiose create da Palotti, maschile come noi, i palottini, dove sono i preti e i frati, e poi ci sono anche congregazioni femminili. In tutto il mondo, praticamente in 40 paesi, troviamo queste congregazioni, questi movimenti che ha creato Vincenzo Palotti. Allora, bene, sei già qui in Italia da 7 anni, sappiamo bene che hai fatto l'Africa, hai un'esperienza molto alta dell'Africa e dell'Europa. Quale appreciazione puoi fare sullo spirito di Vincenzo Pallotti nella realtà missionaria? Allora, la prima cosa è che possiamo dire che oggi più che mai l'intuizione di Vincenzo Palotti è molto importante per la nostra Chiesa, perché oggi più che mai si parla dell'impegno che devono prendere i laici. Un impegno importante perché, come pensava Palotti, anche oggi pensa la Chiesa, dove noi sacerdoti o forse suore non possono arrivare, arrivano facilmente i laici. Quindi oggi noi palottini, come all'inizio, dovremmo essere questo gruppo o questo mezzo che aiuta i laici a prendere in mano l'apostolato, a impegnarsi per la salvezza delle anime e per il bene della Chiesa, ma anche e soprattutto per il bene del mondo. Allora, concretamente, come figlio di San Vincenzo Pallotti, nella tua pastorale, che cosa puoi raccontare a noi che ti ascoltiamo nella stela della missione? Allora, io direi prima che io ho sempre pensato che la missione è un'avventura con il Signore. E la missione non è solo andare altrove, ma la missione inizia dove siamo. Quindi io credo che 19 anni fa, io ho iniziato la mia missione in Camerun, prima come vice parroco e poi come formatore nel nostro seminario e dopo come parroco in una grandissima parrocchia. E io credo che dentro il mio cuore ho sempre avuto quella idea di Palotti di cercare a incaricare, a aiutare i laici a sentirsi parte dell'apostolato nella Chiesa, nelle nostre comunità, perché un laicato impegnato è una grande ricchezza per la Chiesa. Quindi questo ho cercato di farlo in Camerun. Ora sono, come hai detto tu, sono in Italia da già praticamente 6 anni, quindi ora sono amministratore in questa parrocchia e questa è sempre la mia idea, fare sentire, fare capire a tutta la nostra comunità quanto è importante il loro impegno per la vita della nostra comunità parrocchiale. Quindi la mia missione è come cercare di fare nascere nel loro cuore anche una dinamica di missione, anche se la loro missione non è porta fuori della nostra comunità, ma comunque prendere quell'impegno per la nostra comunità parrocchiale. Allora, c'è una vicinanza fra San Vincenzo Pallotti e Padre Pio.
Lo so che nella vostra parrocchia c'è un'anima per San Pio di Pietrelcina. Quale idea si può capire in questa vicinanza tra San Vincenzo Pallotti e Padre Pio? Allora, io credo che per noi pallottini, Pallotti ha pensato che il Dio era il padre di misericordia. E credo che Padre Pio ha volto praticamente durante tutta la sua vita questo ministero della misericordia di Dio. Quindi forse per noi pallottini arrivare in questa parrocchia dove il fondatore è stato un figlio spirituale di Padre Pio è già qualcosa che dovrebbe aiutarci ad andare avanti a sviluppare il nostro proprio carisma che sicuramente è in sintonia con l'apostolato principale di Padre Pio. Quindi nella nostra comunità il 23 di ogni mese è un momento importante, c'è la ricorrenza di Padre Pio e c'è un gruppo di Padre Pio che questi giorni cerchiamo di trovare un modo per risvegliare, perché è stato un gruppo molto attivo, ma in questi giorni c'è da lavorare per riaccendere quello grande carisma di misericordia, di carità di Padre Pio. Grazie mille Padre Benoît Magloire Temengue per la tua Grazie a testimonianza. voi. Grazie e grazie per il contributo che hai dato a Stella della Missione e speriamo di augurarti una buona e fruttuosa missione al nome di Gesù. Grazie. Grazie, grazie.